Oggi vediamo come preparare una insalatina estiva di riciolla al vapore. Bisogno per questa ricetta di 100 g di riciolla precedentemente cotta al vapore. Raccomandabile non cuocere la ricciola troppo, quindi lasciarla umida e bella quasi rosata all'interno. Okay. Gli ingredienti che poi andremo a mischiare insieme alla ricciola sono un carpaccio di finocchio, dei cuori di sedano tagliati finemente, di pesche per coche, delle pere, delle pere cuocite molto calde, e degli aceti di uva dai quali andremo a togliere i semi. Bella verde sapida. Di condimento andremo a mettere dell'olio extravergine d'oliva, qualche goccia di limone, della scorza di limone.